Che era il caschetto? L'auto elettrica può essere impiegata anche qui, appunto a Milano. Ci sono delle proposte, delle idee in merito? Allora, l'auto elettrica deve essere impiegata anche a Milano. Noi siamo un'istituzione che vuole lottare contro l'inquinamento, meno 20% entro il 2020 di emissioni di anidride carbonica a Milano. Le macchine devono essere usate e noi forse possiamo dare un piccolo aiuto, che è quello di farne più pubblicità a tutte le marche, non a una in particolare ovviamente, però magari possiamo dargli anche il parcheggio gratuito per chi ha una macchina elettrica su strisce gialle e blu, e magari anche l'uso delle corse preferenziali. È un piccolo aiuto che però può essere incentivante, un piccolo incentivo. Un bilancio, torniamo ancora sul tema Ecopass, secondo lei il bilancio di questa appunto istituzione adesso nel suo assessorato? Ecopass è stato certamente utile, perché se in questo momento forse sta segnando il passo in quanto non sta più curando tanto l'inquinamento, ha disincentivato ad inquinare, perché ha costretto tante persone a cambiare l'auto e a comprarne una meno inquinante. Cioè, questo è un grande passo avanti che Ecopass ha ottenuto. Ma è finito l'effetto Ecopass qui a Milano? Non ho i mali dati, per cui non so dire se è finito l'effetto Ecopass. Se l'effetto Ecopass fosse finito, ci dovrà essere un'altra cosa che sostituisca l'Ecopass ancora più forte contro l'inquinamento. Ha già qualche idea?